riquadristi. Ed ecco. Come vedete, pole provvisoria, siamo nelle crono della QX1, pole provvisoria per Nicola Montalvini, vediamo Stefano Liotti. I familiari di Ciceri, pole provvisoria per Nicola Montalvini, che è reduce da una caduta di ieri che gli ha comportato un grosso trauma alla spalla sinistra e che è in pole provvisoria con un 1.42, seguito da un Andrea Cesari fortissimo, veramente in grande crescita, che fa Montalvini 1.42.8, Andrea Cesari 1.43.1, quindi sono vicinissimi, e poi via via scalare gli altri piloti. Un Dillon Zimmerman fantastico sui salti, ma che non riesce a concretizzare sull'intero circuito, sull'intero percorso, non riesce a mettere insieme il tutto, però tenere un tempo veramente vincente, e resta un po' staccato a più o meno un secondo e qualcosa, e poi via via tutti gli altri. Il tempo da battere 1.42.8, veramente un gran tempo per i quad qui al Crossodromo Galaello. La crescita di Andrea Cesari è indiscussa. E metteremo anche in luce la prestazione di Amerigo Ventura, che riesce con un tempo, ci sembra, di 1.47 a imporsi tra i migliori piloti d'Europa. E ricordiamo che il Crossodromo Galaello è veramente un crossodromo ostico, difficile, un crossodromo dove tutte le peculiarità tecniche di una pista da cross, le peculiarità tecniche più insidiose, vengono messe all'attenzione dei piloti, che sono obbligati a cercare una soluzione per ottenere un tempo sul giro veramente veloce. C'è un misto di salti, ogni tanto per chiudere i salti si è costretti a effettuare delle parti della pista in modo più lento, per esempio il salto della casina, per poter chiudere il salto della casina i piloti sono costretti a percorrere una curva e un salto precedente molto più lentamente, e quindi poi il tempo totale non ne risente più di tanto. È anche vero che qualche decimo in tutto lo dà, per esempio la differenza tra l'1.42.8 di Nicola Montalbini e l'1.43.1 di Andrea Cesari è probabilmente insita nella chiusura del salto della casina. Tuttavia possiamo farvi come riferimento Dillon Zimmerman gira in 1.45.3 e chiude il salto della casina, quindi effettivamente il salto della casina potrebbero essere due decimi, forse tre, ma tre sono tanti, e comunque questi due decimi, tre decimi sono la differenza che c'è tra la pole di Nicola Montalbini e Andrea Cesari. La problematica del salto della casina è che questi due decimi rischi la gara, cioè se per caso arrivi fuori largo in esterno non ti salva nulla, vai all'ospedale e non finisci la gara. E quindi alcuni piloti come Andrea Cesari hanno deciso di non rischiare il salto della casina, benché siano in grado di farlo nelle libere, lo abbiano fatto nelle libere di settimana scorsa, perché ritengono in una gara di 20 minuti più due giri assolutamente inutile l'effettuare ogni tornata al salto della casina, perché per guadagnare due decimi metti in discussione un intero campionato e si rischia 1-0. Due filosofie diverse, Nicola Montalbini sicuramente molto più aggressivo, lo testimonia il fatto che nonostante i postumi della caduta siano sicuramente pesanti, Nicola continua a chiudere il salto della casina, un Andrea Cesari più attento al voler portare a casa un punteggio importante, magari anche disposto a rinunciare a un'eventuale prima posizione che sarebbe storica, perché sarebbe la prima affermazione di Andrea Cesari in un campionato italiano davanti a Nicola Montalbini nella classe regina in QX1, e ovviamente ritiri e problematiche tecniche a parte. Vediamo il passaggio di Nicola. Ecco qua Nicola, comunque sempre pulito, seguito proprio da Andrea Cesari. I due si trainano, si conoscono, vediamo come in discesa Nicola Montalbini riesca a sfruttare le sue ATP. Andrea Cesari invece corre con le Goldspeed, man mano che la pista andrà ad asciugarsi, vedete proprio com'è. Ecco, questa è la differenza tra due decimi, signori, tra chiudere il salto della casina, no? Stavamo parlando delle gomme, Nicola Montalbini quest'anno monta le gomme ATP,
sono delle gomme con una mescola molto dura, una carcassa molto dura, valida magari per evitare lo stallonamento, non necessitano di gomme bedlock, di cerchi bedlock, quindi si può avere, si può guadagnare qualcosina come peso utilizzando cerchi normali, non bedlock, ma sicuramente sul duro, man mano che la pista diventa dura, che viene fuori il cemento, la gomma ITP ha molto meno mordente sul duro, e questo potrebbe comportare nel corso del giro anche una penalizzazione intorno al secondo e mezzo per i piloti che usano ITP, mentre in caso di terra riportata, cioè terra morbida, starnutone del vostro cronista, di gomma di terra riportata a terra morbida, la gomma ITP potrebbe dare un vantaggio, o comunque sicuramente non ha quella differenza di gap che ha sull'asciutto nei confronti delle Goldschmidt. Ecco Andrea Cesari, vediamo che chiude. Nicola Montalbini si è fermato o comunque ha mollato. Andrea Cesari ha deciso di fare un passaggio tranquillo. Nessuno dei due ovviamente è andato a migliorare la propria prestazione. Non sappiamo se Nicola Montalbini abbia rallentato per evitare di trainare Andrea Cesari o se abbia avuto un problema tecnico. Da come guarda al mezzo ci sembrerebbe più aver avuto un problema tecnico. Adesso lo vedremo se esce. Infatti Nicola Montalbini esce, probabilmente una regolazione tecnica che al pedale del freno, e vediamo Giuliano che subito, e il capo meccanico subito vedono se possono effettuare in pista le ottimizzazioni necessarie richieste dal pilota. Abbiamo una fase un po' di calma delle cronometrate. Vediamo grande Tony Sousa Borgia che invece continua imperterrito, probabilmente perché vuole ottenere dei settaggi incredibili sul suo mezzo. E vediamo tra l'altro che il mezzo di Tony Sousa Borgia si comporta in modo fantastico su qualsiasi tipo di sconnessione, e questo è lo potete vedere guardando il suo retrotreno. Il suo retrotreno copia sempre perfettamente il tracciato, qualsiasi asperità, le sue gomme posteriori sono sempre pronte a scaricare trazione, a scaricare cavalli. Questo è il lavoro di un team, di un pilota professionista che ti utilizza tutti i giorni e tutte le entrate in pista possibile per migliorare il setting del proprio mezzo. Mentre vediamo altri piloti, per esempio questo pilota del Team Caronna, il numero 94, che a ogni salita ha l'inconveniente dell'impennata del mezzo e quindi non può dare tutto il gas, probabilmente troppo morbido il mono posteriore. Vediamo passare il numero 33, che dovrebbe essere Ettore Ventura. Esatto, Ettore Ventura che gira in 1.47, mentre Amerigo Ventura è riuscito a staccare un 1.46. Comunque sono tempi fantastici. Vediamo che Cesari è rientrato in pista e sicuramente ha deciso di fare l'ultimo attacco alla polla per cercare di prendere Nicola Montalbini. Purtroppo Tony Sousa Borgia è incappato in un cappottone, non si è fatto niente, sta cercando di raddrizzare il mezzo, ma un cappottone gli si è semplicemente puntata la moto nella prima curva del circuito. Nessun danno per lui, probabilmente qua una leva storta o comunque eventualmente il mezzo richiederà la sostituzione del piantone e la risistemazione delle carene, poca cosa per il team in quarta, ma comunque sembra difficile che il pilota possa rientrare per girare in un 1.44. Il mezzo deve essere perfetto per scendere su questi tempi. E vediamo l'ultimo giro di Andrea Cesari, l'ultima possibilità di Andrea Cesari di prendere la polla. Oh.
crossato da mandibolo molto caratteristico e particolare. Vediamo passare in questo momento Ettore Ventura, che ha pulito un po' la sua guida, e comunque 1,47 signori a Galella, veramente un bel girare. Andrea non è riuscito a migliorare il tempo forse di qualcosina, perché è un 1,43-145, sicuramente la pista si è pulita molto, è venuto fuori il duro. Da notare la spettacolare prestazione di Montalbini, che nonostante delle gomme assolutamente inadatte alla tipologia del circuito, si è riuscito a effettuare la pole assoluta della QX1, e con quelle gomme almeno un secondo in strada ce lo perde. Ricapitoliamo i tempi: 1,42 e più o meno 8 per Montalbini, 1,43-1 per Cesari, e vediamo un Tony Sousa Borge in terza posizione, veramente notevole. Ha strappato anche lui un 1,43, quindi sono questi tre piloti che hanno un passo gara interessante. E poi vediamo Zimmermann, che con 1,44-1 ha quel secondino che in gara può essere tenuto se si infila insieme al trenino dei primi tre, ma che sicuramente non è una certezza per una gara, per un dominio di gara. Se parte davanti, praticamente se lo succhiano via come un aspirapolvere, come un folletto. Sicuramente col secondo, però, se si mette a coda del treno, gli consente di giocarsi il tutto per tutto negli ultimi giri, e magari all'ultimo giro, con un salto della casina esagerato, poter affiancare un eventuale Montalbini, Cesario, Sousa Borgia all'inizio dell'ultima tornata. Signori, dalle qualifiche della QX1, un grande saluto, un inquadramento a un impegno di una grande persona giornalistica che sta inviando in pubblicazione, in share, in push, come direbbero gli americani, il nostro Stefano Ariotti, che sta provvedendo in tempo reale. Eccolo che si è sentito chiamato. Nella realtà, signori, non sta provvedendo alla pubblicazione, ma sta semplicemente mandando sms alle toposgnotte di sua conoscenza. Grande Stefano, vieni qua con il commento. Raccontaci, uomo alto, come hai visto queste qualifiche, come hai visto il Cesarino e come hai visto il Tony Sousa Borge in terza posizione a pochi decimi da Nicola? Ma Tony l'ho visto molto bene, mi ha fatto prendere uno spavento adesso qua che... Ma perché è vecchio, non che la faceva più, la ciappa la caputata. Tony ce la fa, solo che ha preso una buca, l'ha ingannato, e... però per fortuna non si è fatto niente. Incidente di gara, l'importante è che succeda nelle crone e non in gara, via. Sì, ma poi l'importante è che nessuno si faccia male, sempre quella la prima cosa. Visto bene Nicola, non è una sorpresa, nel senso che lui qua ha sempre fatto bene, molto vicino a lui, tre decimi scarsi Andreino, e insomma sta andando veramente forte Andrea, e sono veramente contento per lui, perché sta dimostrando una bella tecnica sui salti, lo vedo pulito, lo vedo guidare bene. Due parole su Zimmermann, che ti chiude il salto della casina, fa i numeri in aria ma non riesce a concretizzare un tempo. Guarda, importante? Sinceramente non mi stupisce, nel senso che me l'aspettavo che fosse in forma così. Anzi, ti dirò di più, mi stupisce che abbia preso 2,04 secondi, considerato che non se lo vedi in ogni singola curva, il va forte. Bravo. È l'insieme che non lo riesce a mettere. Non so dove li perde quei 2,5 secondi, però sono sicuro che in gara sarà un'altra storia, e sicuramente uno di quelli da... Tu dici che ci sia Giuliano in pista che butta acqua quando passa Zimmermann? No, su quello no, però sicuramente secondo me non può che migliorare, considerato che lui questa pista non la conosce, quindi... Questo è importante. In gara 1 sicuramente potrebbe portare via quel gap lì. Esatto, nel ritmo di gara, stando con gli altri, sicuramente può dire la sua. Quindi io lo vedo comunque bene in crescita per la Mancia. Grande Stefano, un salutone e un arrivederci. Grazie. Per un nuovo punto della situazione, magari dopo gara 1. Quando volete, grazie. Grande Ariotti. Ciao.